presto, molto, penso molto presto. Ritorniamo, musica intanto, musica, vai, ritorniamo alla Michelle Comey Story delle ultime settimane. Partiamo con la storia della parmigiana, vai regia. Profondo sud per me sono terre inesplorate. Non sei mai stata? No, ancora non ho il passaporto. Io non è che sono razzista, non ho assolutamente, solo che, non lo so, è un po' strano il sud. Cioè, ad esempio, io ho saputo, non lo so, però ho saputo che vanno in spiaggia e pranzano in spiaggia tipo con la parmigiana, quelle cose lì. Tipo che si mettono a bivaccare in spiaggia con parmigiana, pepata di cozze, cioè so, magari un po' esagerato, non so, però io ho sentito questa cosa. E cosa ne pensi? È assurdo. Vabbè, dopo questi audio, cara Michelle, è di una, e cos'è? La banalità del male, è di un'ignoranza, babbo incredibile, uomo comune. Piccolo Dave, posso sapere di dove sei? Di Padova. Io sono di Padova, Padova, piccolo, ma terroni del nord, piccolo Dave, ma come perché ti terroni del nord? Terroni del nord, perché a Padova sono i terroni del nord? Eh sì, dunque saranno contenti anche i padovani. Ci siamo resi. I terroni sono giustificati. Sì. Ecco perché usi ancora errore. Molto interessante. Mio errore, in ogni caso, altra carrellata. Qualcuno comunque è collegato col tuo wifi sicuro, alla tua linea, perché si stacca continuamente. Carrellata sulla dottoressa Comey delle ultime polemiche. Ti dico di sì, carrellata delle polemiche che riguardano la signora Comey, cioè le frasi ormai diventate cult, se non ci fosse gente come me, le famiglie andrebbero in rovina. Vai. Se non ci fosse gente come me, migliaia di famiglie andrebbero in rovina, perché nessuno usufruirebbe dei loro servizi. Noi che paghiamo per stare comodi. Sta di fatto che io non ce l'ho con i terroni. Sono pure uscita con qualche ragazzo terrone. Hanno un tocco esotico che non mi dispiace per niente. Semplicemente abbiamo culture diverse. Per me sono diversi da me anche quelli che stanno a Rozzano, che è comunque nord, tra virgolette. Per me è già estrema terronia quella. Però non disprezzo, io vado ad Arese a fare compere con un occhio di riguardo perché sono all'estero. Però io vado a fare shopping. Poi c'è la questione del lavoro, vai, vai. Qual è la stronza che ha lottato per il diritto di andare a lavorare, ad esempio? Ma non ho capito. Ma sei stronza allora? C'avevi vita così facile. Avete rovinato tutto. Cioè queste che hanno combattuto per la libertà di andare a lavorare, la libertà di voto eccetera. Bene, io combatto per il contrario. Perché? Perché non mi va di farlo, ok? Non mi va di andare a lavorare. Non mi va di andare a votare. Non mi va, non mi va nulla. E poi polemiche, giornali. Questa è una disgrazia. Giornali, cioè, è una disgrazia, giornali che parlano di lei, che invece delle guerre, di tutti i casini, giornali che parlano delle frasi di Michelle Comey, prime pagine. Beh, ha detto che non è giusto andare a lavorare, o comunque che lei non gli va di andare a lavorare. Adesso mi faccio comprare due borsette, vai. Che mondo è mondo? Un uomo facoltoso con i soldi vuole una bella donna. Bella donna vuole un uomo facoltoso con i soldi. Volevo io per dirlo a tutti quanti? Prima non lo sapevate? Devo dirlo io pubblicamente? Si scopre il vaso di Pandora? Donne di avvocati, medici, politici, tutte belle donne. Però Michelle Comey si fa pagare una vacanza? Oh, mamma mia, scandalo. Se sapete che faccio? Esco con l'imprenditore che mi ha invitato qua a Varsavia. Mi faccio comprare due borsette di Prada. Allora, tu sei andata in Polonia negli ultimi giorni e... è una escort, c'è una di mano. No, allora, piccolo Dave, ma io allora, però. Incredibile quanto sei ipocrita. Chi ti ha pagato una, il viaggio in Polonia? Ma chiaramente bordo, l'imprenditore. Non ricordo il nome, che dice, vabbè, al sud non sono arrivati nemmeno gli ombrelloni. Però scusami, io voglio chiudere questa presenza della signora Comey facendo una roba. Io qui c'ho delle melanzane alla parmigiana, lei l'ha mai mangiata? Sono buone, non ha toccato nessuno. Le ho mangiate perché mia mamma ogni tanto le fa. Non è della terronia. Mangi un attimo, ok, imbocco la signora Comey, mangi benissimo la melanzana alla parmigiana. Sì, però non mi faccia arrapare con questa roba così. Lei è particolarmente arrapante, la signora Comey, quando fa queste cose qua. Allora, come sono? Troppo calde? Sono caldissime? No? Come sono? Pesanti. Pesanti, abbastanza pesanti. Non ingrassa, non si preoccupa. Sono buone, però
confermiamo il fatto che non si possono mangiare in spiaggia. Voi, cioè, quando lo fate il bagno, sì, la settimana dopo lo fate il bagno. Ha ragione su questo, dai. Portare le melanzane alla parmigiana in spiaggia, un altro pezzetto, dai. Ma no, che io voglio sapere il motivo perché non si possono mangiare in spiaggia. Ma è una cosa da cafoni, c'ha ragione lei, portare le melanzane alla parmigiana in spiaggia. Ma voi vi accampate per terra con l'impipata di cozze. Ma che si va a fare in spiaggia? Ma io mi porto la parmigiana in spiaggia. Si va su un lettino, su un letto, anzi, possibilmente baldacchino. Il baldacchino? Ma non è potete... un letto, se ho allora, fame mi portano una tartar di salmone col ghiaccio direttamente dal ristorante. Non mi metto per terra con le angurie che devi fare il salto agli ostacoli per andare a fare il bagno nel mare. Ascoltami, io nel video che ho fatto. Oh raga, e quelli che dicono agli abitanti della Terronia toccagli tutto ma non toccagli la parmigiana, eh? Sì, terza guerra mondiale è scoppiata. È normale che va a scoppiare la terza guerra mondiale, tesoro mio. Tu vai a mettere il dito dove non devi mettere. Per chi non lo sapesse, questa ragazza qui qualche giorno fa ha fatto un podcast dicendo questo. Un po' strano il sud. Vanno in spiaggia e pranzano in spiaggia tipo con la parmigiana, quelle cose lì. Per la signorina, noi che ci mangiamo la parmigiana, arriva al mare sotto l'ombrellone, siamo strani. Lei che di mestiere a drizzer banan, tutto regolare. Io adesso ma scusatemi, però quando ci va. A momenti piangevano dicendo che la parmigiana non si tocca, è solo una parmigiana. Per te che devi sparare solamente minchiate durante il giorno, è solo una parmigiana. Invece non è così, quella è la parmigiana. È una differenza che tu e chi raccomattai non potranno mai capire. Molti amici del nord non vedono l'ora che arriva l'estate, vengono apposta al sud per vivere questi momenti. Invece per te non siamo strani. A noi se ci tocchi l'osso buco comunque non facciamo tutte queste scene. Normale che non fate tutte quelle scene, perché stiamo a un paragone che non c'entra proprio nulla. L'osso buco con la parmigiana. Guarda, io ti invito a venire al sud a mangiare la parmigiana, almeno ti faccio un pic di cultura. Ascoltami, io nel video che ho fatto... Alla fine ti ho anche invitato a venire al sud, così almeno ti fai anche un po' di cultura. Tu l'hai invitata perché te la vuoi trombare, questo è il punto fondamentale. C'è da trombeo, io sono sposato, c'ho i bambini, c'è da trombeo. Io trombo tutti i giorni, non c'è bisogno che mi trombo un'altra. Vabbè, però allora non me la... Scusami, cioè, mi vuoi pagare la vacanza? Pagagli la vacanza. La vacanza? Adesso fate che io, come dico io, devi andare a zappare. Vabbè, ciao, grazie Michelle. Si vada a zappare. Ciao Michelle, grazie. Italiani! Italiani!